È stata presentata nella mattinata di mercoledì 11 settembre, presso il Circolo dei Lettori a Torino, la nuova stagione del Teatro Concordia di Venaria Reale. Una stagione ricca di spettacoli, di musica, teatro, danza, circo contemporaneo, con artisti locali e prestigiose produzioni di livello nazionale e internazionale. Tutti i generi rappresentati con due accenti posti su bambini e le famiglie e sulle donne nel mese a loro dedicato, motivo, come ha dichiarato Andrea Dalla Chiara, Presidente Fondazione Via Maestra, di orgoglio. La stagione che il nostro direttore artistico Mirko Repetto vi presenterà oggi ne è assolutamente la manifestazione. Tutti i generi ne sono rappresentati in tutte le loro manifestazioni e in tutta la loro armonia. Siamo poi particolarmente orgogliosi di aver posto l'accento anche su due aspetti, i più giovani, cioè i bambini con le loro famiglie, degli spettacoli dedicati a loro e le donne nel mese a loro dedicato. Questo ci rende particolarmente orgogliosi e ci sembra in questo modo di poter dare un giusto contributo anche a determinati aspetti di socialità che ci stanno così a cuore. Corto il cammino e magari presente alla conferenza Laura Ferraris, commissario straordinario Città di Venaria Reale, che ha ringraziato il Concordia per la sua importanza e la Fondazione Via Maestra che lo cura. La mia nomina risale più o meno due mesi fa, ma prima conoscevo ovviamente quanto la città di Venaria fosse interessante. La città di Venaria ospita sul proprio territorio, lo sappiamo, uno dei maggiori beni culturali del nostro paese, il complesso della Reggia, che è conosciuto a livello internazionale e che è un patrimonio che spinge la città ad essere tra i principali vertici nelle proposte culturali. Anche per questo motivo non posso che non esprimere un sincero apprezzamento per la presenza a Venaria Reale di una realtà come il Teatro della Concordia, gestito dalla Fondazione Culturale Via Maestra, augurando di avere un futuro sempre più roseo, come effettivamente si merita. La fondazione è una fondazione del comune della città di Venaria Reale e quanto ho avuto modo di approfondire è un teatro sempre in maggiore sviluppo che ha saputo anche superare una crisi economica e ha riscontrato un ottimo e sempre crescente conoscimento del pubblico non solo a livello cittadino ma che non dimentica la città, e questo per me è anche importante. Oggi ci apprestiamo a scoprire un cartellone frutto di un lungo lavoro che offre ai professionati spettatori, e mi auguro anche ai nuovi, una scelta polivalente tra i diversi generi di spettacolo. Questo è un altro aspetto, dal mio punto di vista, estremamente apprezzabile. Infatti c'è un mix vincente, dal mio punto di vista, dell'offerta, di venire voglia sia al pubblico giovane, sia al pubblico meno giovane, alle scuole con un programma specifico che ogni anno risponde positivamente sia a quanto proposto dalla presidenza della fondazione il dottor Dalla Chiara e sia dalla direzione artistica il corretto oltre da tutto lo staff organizzativo. È un pubblico che sempre più si affeziona a questo luogo anche perché ha la fortuna o la strategia, vediamo da un altro punto di vista, di essere in una collocazione molto comoda per la città metropolitana. E devo dire che quest'anno intenderò partecipare personalmente alla visione, ma che già conoscevo perché avendo i figli giovani erano già stati entrati, quindi io avevo già la fortuna di conoscere, di avere l'esperienza, di venire a prendere fuori dal teatro uno dei miei figli. Quindi cosa posso dire? È un grandissimo augurio che estendo a tutti di rivederci al Teatro della Concordia, ognuno con le proprie con i propri gusti, con le proprie preferenze. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare,
occasioni lasciate. Nadia Macis, responsabile programmazione teatri Fondazione Piemonte Dal Vivo, ha spiegato la novità di quest'anno, un abbonamento plus per i comuni di Cirié e Settimo Torinese. Ci tengo a sottolineare per quest'anno, poiché verrà provata una nuova formula di abbonamento per due comuni vicini a Cirié, oltre a quella già menzionata dei comuni precedenti, poiché in fase di test è stato provato su dei comuni della regione lo scorso anno, quest'anno verrà appunto provato anche con la città di Venaria. Poiché missione ovviamente della Fondazione Piemonte Dal Vivo è soprattutto la promozione del pubblico, ci è sembrato importante offrire a due comuni vicini a Venaria, cioè Cirié e Settimo Torinese, l'opportunità di effettuare un abbonamento plus. Questo significa che i cittadini di Cirié e i cittadini di Settimo potranno inserire tre spettacoli selezionati in accordo con il direttore e aggiungerli al loro abbonamento. Quindi il loro abbonamento sarà in qualche modo itinerante, poiché un tot di titoli, a titolo esemplificativo, 8 titoli ad esempio a Cirié più 3 titoli a Venaria. Questo consente anche di dare una proposta assolutamente più ampia ai cittadini anche dei comuni limitrofi che per ragioni o economiche o banalmente tecniche non potrebbero ospitare degli spettacoli di un formato totalmente differente che ad esempio Venaria Reale è in grado di ospitare. Poiché in realtà questo esperimento lo scorso anno è stato fatto su due comuni, Vercelli Fontanetto Po e Vigone Pinerolo, ha funzionato molto bene, abbiamo immaginato di estendere questo progetto anche quest'anno e le due città appunto di Cirié e di Settimo Torinese avranno quindi l'opportunità di avere questo abbonamento plus, che quindi il plus sarà sulla città di Venaria e sul Teatro Concordia. Ci auguriamo ovviamente che il progetto anche in questo caso ottenga ottimi risultati e chiaramente la Fondazione Piemonte Dal Vivo riesce lavorare anche su questi aspetti, proprio perché la sua missione è quella di fare rete e a interconnettere anche tutti i comuni con cui collabora. Infine, Mirko Repetto, responsabile artistico, ha illustrato la ricca stagione. Com'è nella tradizione del Teatro Concordia, voglio dire, sarà una stagione davvero eclettica. La parola tradizione in realtà è quasi inopportuna in un teatro che vive in realtà di innovazione e più che di tradizione. Attraverso diversi generi, dalla prosa ai concerti al circo contemporaneo, con davvero molte attività. Nomi ovviamente di grande livello e di richiamo nazionale. In carrellata posso ricordare Vanessa Incontrada, piuttosto che Angela Finocchiaro, piuttosto che Stefania Rocca, piuttosto che Ale Franz, Elio Germano, cioè tutti i grandi artisti che saranno sul palco del Concordia. Ma insieme a questo sottolineo invece un lavoro davvero importante rispetto a quello che può essere l'innovazione a teatro, quindi degli spettacoli che pur nella proposizione strettamente teatrale sono però spettacoli che ricercano nuove modalità e nuovi linguaggi. Ad esempio ricordo che in uno dei format che è dedicato alle donne in scena noi proporremo uno spettacolo costruito sulla figura tragica di Ilaria Alpi di Milan Rovatin, di una compagnia di Cittadella, Teatro Bresci, che ce lo porta in teatro in uno scritto drammaturgico di un grande autore italiano come Stefano Massini. Così come con la musica, attraverso la musica portiamo in scena le donne cantate da De André con la compagnia Rose di Rame. Quindi è un percorso davvero molto eclettico. Ricordo ancora che sarà la settima edizione di Cité, quest'anno davvero molto dedicata al circo contemporaneo in collaborazione con Flick e con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, e quest'anno sarà davvero molto particolare perché il 24
avremo una grande prima nazionale di Claudio Stellato, che è una star italiana ma che lavora e vive in Belgio, e insieme a lui invece il 18 aprile un workshop da cui nascerà una residenza, una coproduzione da parte del Teatro Concordia. Quindi davvero sarà insieme a questo naturalmente Concordia è famoso davvero non solo nell'area metropolitana ma direi in tutta Italia per quanto riguarda i grandi concerti. Ricordo arriveranno Achille Lauro, gli Stranglers, Piero Peludo, Di Battaglia, Joe Evan, Willy Peyote e tantissimi altri che calcheranno le scene del nostro teatro. Quindi davvero una programmazione che va incontro a diversi gusti come nella tradizione del Concordia e da cui ci aspettiamo e naturalmente ci auguriamo davvero un grande riscontro di pubblico. Chi aprirà la stagione? Aprirà la stagione Achille Lauro con un concerto davvero dove presenta il suo nuovo lavoro e quindi inizieremo quindi con la grande musica e per quanto riguarda i concerti. Per quanto riguarda invece il teatro aprirà la stagione Francesca Reggiani e Onda Larsen con Io, Me e Lupin. Francesca Reggiani nel suo la sua verve comica e cabarettista e invece Io, Me e Lupin e Onda Larsen inizierà la stagione di Officina Teatro, che è questo nuovo format in cui il Teatro Concordia vorrà impegnarsi nel valorizzare le compagnie e gli artisti emergenti. Meglio affrettarsi ad abbonarsi, visto che l'hanno. È meglio affrettarsi ad abbonarsi anche in relazione al fatto che già l'anno scorso abbiamo avuto davvero un grande incremento di abbonamenti a testimonianza dell'apprezzamento verso la programmazione del Concordia e quest'anno naturalmente gli abbonamenti oggi e i biglietti sono tutti in vendita sia su Viva Ticket come piattaforma che su Ticket One, oltre naturalmente alla biglietteria del teatro.